L'attuale enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI prende e propone tanti temi che finora non abbiamo visto nelle encicliche precedenti. Nella lunga tradizione di 100 anni encicliche sociali dalla Rerum Novarum del 1891 alla Centesimus Annus del 1991. Pensiamo solo pars pro toto alle dinamiche, alle domande dei mass media, delle bioetiche, dell'ambiente e tante altre domande, anche della tecnica, eccetera, che per la prima volta vengono riprese in questa enciclica. Questo fa nascere il dubbio se questa enciclica non è un po' troppo vasta, se non perde la concentrazione proprio sulle domande economiche e politiche sulle quali finora le encicliche sociali erano sempre focalizzate. Dobbiamo innanzitutto dire che questo allargamento di prospettive è dovuto a un allargamento proprio di riflessione che lo stesso Benedetto XVI elabora in questa attuale enciclica. Il grande Papa teologo ha ripensato il fondamento della dottrina sociale della Chiesa, che è la dignità umana, il principio di personalità, e l'ha declinato non soltanto per la sua incisività sui classici principi di solidarietà, di sussidiarietà, di bene comune, ma anche per tutte le dimensioni sociali interpersonali di relazione tra le persone che le encicliche prima non hanno sottolineato in questa intensità e con questa incisività. Ricordiamo che Benedetto XVI dice che non basta teoretizzare le strutture e i principi di una società giusta. Ci vuole anche risvegliare il senso per la reciprocità, per quella dimensione come noi ci trattiamo gli uni gli altri, come noi ci comportiamo nei confronti degli altri. Questo tematizza nuovamente una dimensione che forse nelle encicliche che seguivano un filone tendenzialmente un po' più liberale non veniva considerato con questa intensità, ossia la dimensione del dovere della prima persona. Ed ecco la prospettiva che apre tanti nuovi campi di riflessione, perché nei confronti dell'ambiente l'uomo è soprattutto richiesto non in quanto ha diritti nei riguardi dell'ambiente, ma in quanto ha doveri nei confronti dello stesso. Nelle bioscienze, nella bioetica, nei mass media incontriamo le stesse dinamiche. Tutte dinamiche che viaggiano su un'onda di globalizzazione che dà agli uomini in questi ambiti solo diritti, senza ricordare che hanno profondamente doveri etici e morali. Ecco perché il Papa, quando tematizza soprattutto la globalizzazione nell'attuale enciclica, tiene a sottolineare la dimensione del dovere e del dovere in tutti questi campi che la globalizzazione ha aperto, che prima non stavano al centro della riflessione delle problematiche sociali. Quindi se il Papa riprende tutte queste dinamiche, non fa nient'altro che applicare la intuizione e l'idea profonda della dottrina sociale della Chiesa di riprendere tutti i momenti difficili che esigono risposte della nostra società, che oggi non è più solo una società nazionale e europea, ma che è una società mondiale, e cerca di dare risposte. Da risposta a partire da quella dimensione di dovere che ognuno ha nei confronti degli altri, dell'ambiente, attraverso tutte le nuove scienze e nuove tecniche. Per questo bisogna dire che è piuttosto un pregio di questa nuova enciclica tematizzare tutte queste dimensioni. Per valorizzarle, per trarre poi le conseguenze concrete, sta a tutta la ricerca teologica, a tutto il lavoro dell'annuncio della Chiesa e dei lavori degli esperti, di trarre da questi spunti le concrete applicazioni. Applicazioni che in questo senso l'enciclica stessa non vuole e non può dare. Ecco perché tutte queste dimensioni aprono piuttosto una ricchezza, piuttosto in un certo senso alimentano una confusione, come forse qualcuno potrebbe criticare.